vuol dire che il ritiro si è fatto vedere, ha fatto bene e quindi hanno preferito tenerlo. E questo testimonia anche un po' troppo in difficoltà, e tra l'altro c'erano stati parecchi scivoloni nel campo, è stato in effetti anche Germinale per il Benevento. Apre bene all'indirizzo di Pedrelli, lo attende Liviero e lo ferma molto bene il terzino senza correre rischi. Sì, si sono abbassati quasi tutti tranne Ciofani, che sta lì come punto di riferimento, poi tutti a difendere. Montiel prova a strappare un calcio d'angolo, bene Liviero, c'è comunque rimessa laterale. Sì, perché sono le sue caratteristiche. Liviero, ancora con un gioco prezioso, scodella il pallone all'indirizzo ancora di Liviero. Tempo sul numero 10 di casa, lascia correre qua l'arbitro Clemente, può servire Liviero, il cross del terzino sinistro in ritardo, Gori interca fisicamente, ottimo ancora una volta l'intervento di Cinciarelli, da ricordare però la traversa, cioè, fatta vibrare da Marchi. Clemente va a puntare Pedrelli, finisce a terra, applicata la norma in vantaggio, il cross di Liviero, Ciofani non riesce ad andare per il colpo di testa, poi interrompe il che è sempre molto elettrico, a volte fin troppo, qua però c'è la cava alla grande, Marchi cerca di tirare un paio di carambole, c'era anche un cerca spazi l'ex Pavia Cremonese, si appoggia a Pedrelli, c'è possibilità di completare il movimento perché il Perugia si difende con ordine, soprattutto con grande intensità, qua addirittura c'è fallo di Pedrelli, controllo di Germinale, attacca Montini, serve il centravanti trevigiano, Liviero arriva con personalità, bravissimo, bravo, Liviero. Bravo, grande intervento del difensore centrale. L'appoggio verso Rajčić, secondo me Martinez deve pensare a come poter qualche volta sostituire Rajčić, perché è un giocatore che fatica a tenere 90 minuti, e questo è forse c'è qualche zolla in mezzo all'area di rigore, il campo non è imperfetto, cerca di trovare per questo finale Rajčić, lucido e preciso verso Pedrelli, che perde il tempo per il cross dei primi tre giocatori che giocano in linea sul pacchetto arretrato, vuole coprire l'area di Koprivec, però forse troppo presto il cross di Montini, Koprivec preso in controtempo, il gol era quasi chiaro. Attaccante è molto più semplice far gol. Liviero ci prova lui, forse il migliore in fase difensiva in quel secondo tempo. Liviero cerca la percussione, salta anche Rajčić, c'è il cross sporcato di Liviero, attentissimo genista in un contesto del genere. Lebrano un po' indeciso, insiste ancora da quella parte il Perugia, dove Liviero vuole andare fino in fondo. Poggia all'indietro di Esposito per Lebrun, prova a partire sulla sinistra Matteo Liviero, a proposito di giovani interessanti, con Liviero aspetta un po' troppo. Ci sono due squadre che vogliono superarsi e non mancheranno questi interventi. Prova ad allargare, il settore di sinistra, un po' pasticcione in questo avvio Rantier, prova ad approfittarne il Benevento con la ripartenza di Cristiani. Due squadre aspettano tanto. Sarà bello il duello tra Ciofani e Signorini, due giocatori molto fisici e ne vedremo. Scivolato Liviero, ne ha approfittato Cristiani, che non riesce però a mettere in mezzo, che può far fare un salto di qualità al centrocampo e può farlo anche lui in prima persona, è giovane, costruito da un discreto bagaglio di esperienza e credo di poter dire. Il colpo in testa di Rajčić. Rajčić che l'anno scorso è tornato per buona parte della stagione, direi quasi ai livelli di Bari, un giocatore impegno poteva fare meglio, regala una rimessa laterale pericolosa. Sì, è stato attento il terzino, non si è fatto scavalcare da questo lancio, quindi è stato bravo e attento. Liviero gestisce bene il pallone, ha lo spazio per poter provare ad innescare la manovra offensiva, l'apertura sull'esterno verso Boucher, anticipo netto da parte del 19enne di proprietà della Juve, Matteo Liviero. Liviero salta a fondi, Liviero può attaccare la fascia, lo aspetta Rozio, va al cross il terzino, Colombini ben piazzato in copertura su Ciofani, ma non è finita, deve lavorare ancora Liviero, giustamente si accontenta della rimessa. Tacchio vicino per Esposito. La ricezione di Liviero sulla tre quarti avversaria, prova a convertire. Con Clemente che serve Politano, da questi a Liviero, deve salire la difesa del Pisa, sbaglia Liviero, non ha sfruttato bene questo corner il... Tare la palla. Lavora questo corner il Perugia con Liviero che non ha un buon controllo, sono saliti tutti dalla difesa, Clemente ancora per Liviero, può andare al grande cross in mezzo, palla. Anania non ci arriva, ancora Caccioli. Niente, Caccioli oggi va a cercare tutto in aria, quindi però è stato bello il cross di Liviero che stasera... Per sabato e anche per Tulli una cosa quantomeno singolare. Quando giochi a 5 sin dalle giovanili, intanto ancora Pisa. Boucher servito dopo l'ottimo lavoro di Rizzo, Boucher non viene mollato da Liviero, sono 16 anni di differenza. Rizzo, c'è che lo spazio,
aprire il pacchetto avversario, un paio di lisci, copre Vezzella, ci mette le mani, intervento miracoloso del portiere di proprietà dell'Udinese. E qui mi sa che l'ha preso col braccio. Sì. Nettamente. Due volte, sia di destro che col sinistro. Da Silver. Sì, veder soffrire Tozzi Borsoi per il mancato impiego mi ricordava sistemando, tra pochissimo sarà tra i protagonisti. Intanto Oliviero prova a riprendere su Jefferson, il debutto in campionato con la maglia del Perugia per il difensore brasiliano 22enne arrivato dall'Udinese, si è fatto male in precampionato per cui è partito in ritardo, si appoggia a Caccioli, riceve Oliviero, si allarga Clemente, apre lo spazio per la scorribanda di Oliviero, Perez non può trattenerlo perché mettere nella linea difensiva quando c'è un cross laterale e quindi può ristabilire anche la parità numerica in aria. Scodella la sfera, Clemente la tratta benissimo, Oliviero non esce, Sepe arriva in ritardo, Perez prova ad andare via, Jefferson è buono il movimento di Perez che poi frena e trova la chiusura. Un po' la squadra sulle spalle perché adesso in campo non è facile. Oliviero verso Politano. 15 minuti allo scoccare del 90esimo, Politano fa correre Oliviero, Barberis viene infilato, Oliviero in area di rigore deve scaricare, incredibile, e la palla incredibilmente è andata alta, può essere incredibile ma non era messo bene col corpo, lui col corpo era avanti quindi non l'ha trovata più la palla. Entra Cenciarelli per Di Tacchio nella mediana del Perugia, finisce le istituzioni Battistini che appoggia per Di Tacchio, sale il Perugia e sale anche il volume al Curi, Oliviero cerca di ritornare. Silver Mele, torniamo da te. Sì Stefano, la sintesi un po' di questa partita finora nelle difficoltà che ha palesato anche Esposito nella gestione del pallone, un Perugia che fa fatica, il fiato con... Credo Raffaele che sia proprio in mezzo al campo come spessissimo la chiave proprio di questo predominio. Sempre a puntare tecnico, giochi col cartellino giallo addosso e psicologicamente può essere un peso. Rantier. Fuori una bella partita. Fondi cerca di sprintare, in netto vantaggio Oliviero che ha la freddezza per appoggiare su. Certo, ha dei campionati alle spalle, quindi ha fatto preferire il Pisa, stava messo meglio in campo, il Perugia non aveva trovato ancora le distanze giuste, poi hanno avuto